La campagna vitivinicola quest'anno, peggio di come sta andando, non può andare, perché veniamo di un gravissimo danno subito nel 2023 a causa della penospora e della mancanza di irrigazione, che in certe fonti non l'hanno fatto irrigare. E dove l'anno scorso non si è irrigato, i vigneti sono secchi. Quest'acqua, anziché conservarla nella diga, viene sempre buttata a mare. Abbiamo continuato a coltivarle, la vite non riesce a germogliare, diciamo, a fare il traccio per poter vivere, perché gli manca la sostanza di sotto. Rispetto al passato, diciamo al 2022, abbiamo una produzione in meno di circa il 70%. Noi siamo qui in un territorio tra Mazzara e Castelvetrano, e abbiamo un problema che tutta la Sicilia, che è quello della siccità. Abbiamo avuto però la possibilità, o la fortuna sfortuna nello stesso tempo, che nel territorio di Castelvetrano c'è stata un'alluvione nel periodo di aprile. L'acqua che è caduta poteva servire per accumulare l'acqua all'interno della diga. E, ahimè, purtroppo l'acqua è stata versata a mare, quindi oggi ci ritroviamo ad avere una diga vuota, con una siccità che dura da un anno e mezzo. I nostri vigneti sono quasi morti, abbiamo una produzione dimezzata, se non ancora di più, e quest'anno rischiamo, e rischia il territorio, di soccombere. Loro dicono che quest'acqua viene buttata a mare perché la diga gli manca il collaudo. Tant'anni fa questa diga è stata costruita e ora si parla che ha bisogno di una relazione antisismica. Questa diga ha subito due terremoti. Il terremoto del 68 ed è rimasta lì. Il terremoto dell'81 ed è rimasta lì. Se ha bisogno di manutenzione, se pseudo dirigente, se amministratore, perché non fanno le loro relazioni, non fanno i loro progetti per fare questi lavori? A questo punto lo Stato deve mettere in condizione all'agricoltore. Se mi garantisce l'acqua, me lo deve dire, io continuo a coltivare, altrimenti abbandoniamo e diamo tutti i terreni ai pale eoliche, a fotovoltaico, e che diventa un deserto. A causa della siccità e dello sperpero delle acque che vengono buttate a mare, ovviamente tutto questo crea dei disagi per quanto riguarda la produzione, che si ripercuote ovviamente sulle cantine sociali, sulle cantine private, sulle famiglie dei contadini, sulle strutture sia private che le cooperative. Di contro c'è pure che aumentano tutti i costi per quanto riguarda i prodotti per l'agricoltura, la naftalina, la corrente elettrica. Tutto questo praticamente è un grosso disagio per il settore. Questa provincia, che fino a qualche anno fa era la provincia più vitata d'Europa e forse del mondo, sta diventando una delle province con una produzione che si, di anno in anno, si va abbassando. Bisogna porre un freno. Noi di CIA fin da subito ci siamo interessati, nel momento in cui l'acqua è stata versata a mare, e abbiamo prontamente denunciato il fatto. Quello che noi chiediamo è che la politica si interessi fortemente di questo territorio.